Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. E oggi voglio parlare di spazio. Spazio non inteso come lo spazio, il cielo, le stelle, ma spazio disponibile. Ebbene sì, ho bisogno di un NAS. Non è la prima esigenza che ho, naturalmente, in ufficio, ma dato che sto preparando il NAS più grande per l'archiviazione dei lavori quando faccio l'ingest dei materiali, per ora ho bisogno di un piccolo NAS dove mettere su tutti i miei documenti, dato che sto per andare in ferie e molto probabilmente dovrò lavorare un pochino da remoto. Molto probabilmente, di sicuro mi capiterà che avrò bisogno di qualche documento, dato che ho una serie di progetti, di lavori dove il materiale è poco, perché sono tutti materiali grafici e io utilizzo parecchio piattaforme come Google Drive, Dropbox, ma non mi fido al 100% a caricare dei prodotti, dei progetti lavorativi. Voglio prendere un piccolo NAS, mettergli dentro un hard disk da almeno 2 tera, setupparlo, organizzarlo, e questo ve lo faccio vedere perché è una cosa importante. Lo spazio non è mai abbastanza, non ce n'è mai abbastanza, e quindi è importante trovare una soluzione creativa e intelligente senza spendere troppi soldi. E infatti non voglio spendere troppi soldi. Spesa fatta, abbiamo preso il NAS, l'ho preso da uno dei miei fornitori ufficiali, ma vi lascio il link in descrizione del prodotto che ho comprato. L'ho preso il Synology DS118, ma adesso ce lo andiamo a spulciare per bene insieme. Allora amici, sono tornato in ufficio e ho giustamente un po' di materiale da farvi vedere. Allora, essendo un NAS, ho preso un hard disk, ho preso un VD Red da 2 TB. Penso che mi basteranno per l'utilizzo che lo devo fare. Anche perché io non ho backup all'interno del NAS, e perché porta, quello che ho preso è un solo BI. Synology DS118, un one bay, un NAS one bay di Synology. Entra questo qua già nella categoria professionale, anche se è il più piccolino della gamma, l'entry level, non costa tantissimo. Vi lascio, come detto, il link in descrizione per acquistarlo. Vediamo cosa c'è in confezione e poi vado a configurarlo. Allora, la confezione è questa qui. Non c'è nient'altro che il NAS vuoto. Questo è il NAS e cavo di rete. Il cavo di rete qui, adattatore per la corrente, e le viti per attaccare l'hard disk. Monto tutto. Allora, veniamo alle conclusioni sul primo utilizzo del NAS Synology DS118. Allora, innanzitutto, sì, anche se ha un solo hard disk all'interno, è comunque un NAS. NAS, per chi non lo sapesse, significa, è un acronimo che sta per Network Attached Storage, ossia uno storage attaccato alla rete. Quindi anche un hard disk da 2 tera, in questo caso, è configurato, viene configurato come NAS semplicemente per il fatto che è un NAS, perché è uno storage attaccato alla rete esterna. Allora, Synology, come anche altri brand naturalmente, ha una serie di applicazioni e di funzioni che ti permettono, uno, di accedere in remoto al NAS, quindi non soltanto condividere i file attraverso la rete locale, quindi la rete interna
che hai all'interno di casa tua oppure del proprio ufficio, ma ti permette anche di poter condividere all'esterno, potendoci accedere naturalmente. Ora, io so già come funzionano i NAS Synology, li ho già utilizzati, come so già altre marche di NAS, come ad esempio QNAP, so come funzionano. Qua ad esempio in ufficio abbiamo sia un Synology grande, che adesso ne sono arrivati, dei QNAP, ma sono dell'ufficio. Ora, ho bisogno di un NAS per condividere le informazioni all'interno delle stanze adibite alla post-produzione e quindi di spostare i vari file. Ora, mi sono fatto una piccola cultura sul mondo dei NAS e ho detto, dato che devo prendere il mio primo NAS grande, quindi più grande, ho deciso di provare quello più piccolino. Fondamentalmente il concetto è esattamente lo stesso, soltanto che qui questo ha meno potenza di calcolo, perché alla fine dei NAS sono dei computer, sono dei piccoli server, ed ha un solo slot per l'archiviazione. Quindi ho deciso di prendere quello piccolino ed utilizzarlo soltanto per i documenti, per poter testare e valutare l'acquisto di quello più grande. L'installazione è stata brevissima e velocissima. Una volta impostati i parametri, fatto l'account con Synology, tutto va liscio, già posso accedere al mio NAS. Ci ho caricato i file tramite la mia rete interna all'ufficio, caricavo a circa 70 MB al secondo. Non è male, ma non è neanche abbastanza, però causa problemi di rete. Per ora questo è il massimo che posso permettermi. Devo dire la verità, non mi sono trovato assolutamente male. Ho già caricato tutti i documenti sul NAS, ci ho messo un quarto d'ora per abilitarlo e settarlo, anche perché il NAS ha formattato il disco che ho inserito all'interno, e solo questa operazione ha richiesto una decina di minuti per installare tutti i sistemi e i software all'interno dell'hard disk. Fatto ciò, dopo aver fatto l'account, ma non ho impostato null'altro praticamente, ero pronto, ho caricato i file tramite Ethernet e già posso accedervi addirittura dal cellulare. Quindi ragazzi, di spazio non ce n'è mai abbastanza e comincia ad essere importante avere il nostro spazio attaccato anche alla rete, perché possiamo accedere in più posti a quei determinati file, e non solo, possiamo anche caricarci file, e quello è il punto e dove vorrò arrivare, ossia che se giro qualcosa e sono a casa posso caricare, grazie a una connessione abbastanza veloce, posso caricarmi direttamente il file sopra e poter svuotare l'hard disk, cosa che per esempio mi potrebbe capitare molto molto spesso, e in più potrò caricare qui sopra i progetti più leggeri, quindi lavori che ad esempio progetti grafici, ne faccio tanti, e metterli qui sopra qui e poter lavorare in remoto è davvero una cosa molto intelligente. Insomma, se questo video vi è piaciuto ragazzi, lasciate un mi piace. Se avete delle domande sui NAS, volete scrivermi qui nei commenti oppure mi trovate su tutti i social. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.